Buonasera, buonasera, benvenuti. Valeria Lecimini, prego, buonasera. Paolo Bellucci. Buonasera, ben arrivati buonasera. Alla quinta puntata di Finalmente è Domenica. Finalmente è domenica, finalmente, sì. Finalmente, è vero, Manica? Finalmente, siamo finalmente. Qui. Siamo qui a farvi compagnia. Con la speranza che anche questa possa essere una domenica meravigliosa per voi e ovviamente per tutti noi per tanti tanti motivi. Bene, allora io non faccio altro che ovviamente iniziare come sempre presentando la nostra voce, la voce del Finalmente è Domenica. Signore e signori, è con noi Antonella Terzigni, eccola qua. Buonasera, buonasera, buonasera Antonella, che bello sempre stare buonasera. Con te Antonella, che bello. Oggi anche tanta, tante tante canzoni. Sorpresa, dai. Oggi sorpresa. Sorpresa. Lei non è microfonata, vero? Non è microfonata, quindi può parlare qui, vero? Ha il gelato. Non faccia gesti brutti sempre. No, ci sta dicendo che ha il gelato, ha la gelato. Nostra cantante. Allora, Antonella, sì, prego, sì, accomodati sicuramente nella tua postazione. Bene. Allora, come sempre uso, noi andiamo a trattare quelli che sono dei piatti, il piatto del giorno, il piatto della domenica, no? L'abbiamo fatto dall'inizio, sia con i primi, abbiamo, però la scorsa settimana abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo fatto i secondi, però c'è sempre, c'è sempre qualcosa che precede il pranzo. Che cos'è che precede il pranzo? Vediamo se sei preparata. L'antipasto. L'antipasto, bravo, l'antipasto, cioè che è una cosa importantissima l'antipasto, perché ovviamente se prima inizi bene e poi durante il pranzo stai meglio, insomma questo è il concetto, no? Allora noi abbiamo preparato per voi qualche antipasto che magari è tipico delle nostre tavole italiane, guardiamolo un po', eccoli qua. Allora, guarda che belli, che cosa stupenda, allora, qui ci sono tante cose. L'imbarazzo della scelta. Allora, qui vedo un piatto d'olive. Prosciutto, sì. Salame, cocktail di scampi, bruschetta, fritti, un bel tagliere di formaggi, dell'insalata di mare e terminiamo con i vol-au-vent. Non con i vol-au-vent savoir, ma quelli vol-au-vent. No, i vol-au-vent, quelli proprio classici, quelli classici della tradizione francese, che no? All'interno... questi rustici meravigliosi ripieni. Dobbiamo scegliere? Scegli. È intanto... difficile. Vabbè, io amo il pesce, quindi prendo l'insalata di mare, dai. L'insalata di mare. Ma sì. Allora, sai che faccio invece? Io sono un tradizionalista, sono per le cose semplici, quasi per la cucina povera. Insomma, io ti dico le olive. Ah. Ti dico le olive perché diciamo iniziano bene, poi si possono portare anche dietro se tu vuoi fare un antipasto anche molto frugale, insomma l'oliva sì, è una cosa anche molto anche per un aperitivo, come no, è ottima scelta, adesso dai. Noi avremmo avuto la diciamo, molta gente si è chiesta a casa. Sì, me lo stavo chiedendo anch'io. Ma Gabriele Marcuri dov'è? Dov'è? Ecco, è quello che ce lo chiedeva pure Gabriele? Non era con te? Non era con te. Sta in giro, fa, quindi ma non può... Ma come gira? Abbiamo iniziato la trasmissione in giro. Sì, lo fa, lui gira, fa, quando inizia la trasmissione lui si diverte, capito? Verrà sicuramente, tranquillamente, aveva un'altra faccenda affaccendato. Arriva. Quindi che dobbiamo fare? Lo aspettiamo o andiamo avanti? Lo aspettiamo dopo. Adesso nel frattempo noi ce ne andiamo al nostro web per andare a capire, invece dal nostro sondaggio che lancerà proprio la nostra Costantina, quali sono per voi gli antipasti più gustosi, più usuali. Costi! Buon pomeriggio a tutti. Allora, io direi che per iniziare ricordo come sempre i nostri contatti. Se volete raccontarci un fatto divertente avvenuto in settimana, avete delle foto, dei video, oppure volete partecipare come pubblico qui in trasmissione, scrivete la nostra mail finalmente domenica laziotv@gmail.com o al 351 555 4875. Ma quanto è brava Costi, un applauso a Costi, quanto è carina. È brava Costi. E quindi adesso direi che è arrivato il momento di lanciare il sondaggio. Quale antipasto preferisci? Scriveteci perché avremo il piacere di leggere i vostri messaggi in diretta. Brava. Bene. Io rimarrei però su Costi perché sai, inizia dicembre e generalmente dicembre è un mese un po' particolare perché è il mese in cui si intensifica, almeno lo possiamo fare questo mese, anzi lo speriamo vivamente di poterlo fare, si intensifica la nostra voglia di cinema. Vero Costi? Allora, ci sono dei film che stanno uscendo adesso a dicembre? Come no? Abbiamo selezionato qualche titolo super interessante, quindi io direi di cominciare, per esempio,
con Diabolik dei Manetti Bros, di cui vediamo la locandina, in uscita dal 16 dicembre. Ovviamente il film è ispirato al fumetto cult delle sorelle Giussani e vede protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Tra l'altro il film sarebbe dovuto uscire l'anno scorso, ma ovviamente non è stato possibile per le ragioni che tutte conosciamo, e quindi avremo il piacere di vederlo proprio questo dicembre. Ma un altro titolo anche super super atteso è ovviamente House of Gucci di Ridley Scott. Anche di questo abbiamo la foto, in uscita sempre dal 16 dicembre. È ovviamente la crime story incentrata sul delitto Gucci e vede proprio un cast stellare, quindi un cast da Oscar. Protagonisti Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Adam Driver, Salma Hayek e Jared Leto. Un cast grandioso, manco cast. Solo io. Manca solo Paolo Melucci e poi io direi che avevamo... Anch'io non ci sto, allora, giustamente, anch'io non ci sto lì, però quanto prima, insomma, contiamo di... Prego, assolutamente. Prego. Poi, altro titolo super interessante, Caro Evan Hansen, anche di questo abbiamo la foto, di Steven Chbosky, spero di averlo pronunciato bene, è tratto dall'omonimo musical, divenuto anche un libro, ed è incentrato sulle vicende di un ragazzo con fobie sociali, diciamo, ma è veramente, veramente commovente, ed è nelle sale già dal 2 dicembre. Poi Spider-Man No Way Home di John Watts, anche di questa abbiamo ovviamente la foto, e ovviamente continua la saga dedicata al personaggio Marvel Comics, e in questo caso vede protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, ovvero Spider-Man. Però c'è una particolarità su questo film, che ci partecipano tutti e tre gli attori che hanno partecipato nei vari negli altri film. Hanno fatto una Spider-Man reunion. Esatto. E per terminare il nostro elenco di titoli abbiamo West Side Story di Steven Spielberg. Quindi Spielberg, dopo anni, non so, insomma, si è dedicato al musical, quindi ha fatto un film proprio dedicato all'omonimo musical, che vede protagonisti Tony e Maria, due ragazzi appartenenti a due bande rivali nelle strade di New York che si innamorano negli anni 50. Maria. Invitiamo quindi tutti ad andare al cinema, soprattutto dopo il periodo che abbiamo appena trascorso, insomma, che non è stato dei migliori. Infatti abbiamo proprio un'immagine di buon auspicio, di augurio, con una sala piena. La vogliamo rivedere sempre così, questi cinema, li vogliamo rivedere sempre così, pieni, dai. Sempre pieni, ovviamente con le precauzioni e tutto, esatto, quanto, certo. però andiamo, dai. Però Chiara, scusami se ti interrompo, io avrei prima selezionato un po' di messaggi, e il pubblico da casa ci chiede che vorrebbe tanto risentire Domenica è sempre domenica. Ah. E allora il pubblico è sovrano. Il pubblico è sovrano. E allora noi ovviamente ci spostiamo dall'altra parte dello studio e la nostra Antonella Tersigni ci fa ascoltare una canzone principe della domenica. Domenica è sempre domenica. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane, al primo dindon del gianicolo, Sant'Angelo risponde dindon da. Domenica è sempre domenica, grandissima Antonella Tersigni, Domenica è sempre domenica, una canzone che è un classico e che non morirà mai. Ma adesso è arrivato il momento, Antonella, del nostro ospite di quest'oggi, e quindi a questo punto, dopo aver cantato, dopo aver visto i piatti del giorno, io direi di vedere il telegiornale. Bene. Che ne pensi? E lui credo sia un esperto in questo settore. Vediamo un po' di chi si tratta. Il telegiornale è così spettacolare. Il
telegiornale, il telegiornale. E andiamo a parlare di TG, del telegiornale, ovviamente con un personaggio che ha fatto la storia del telegiornale. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi, giornalista, scrittore, che più ne ha più ne metta, Roberto Toppetta. Prego, buonasera. Ben arrivato Roberto, ben arrivato, ben grazie, arrivato. Ben trovato. Come va? Bene, come grazie, va? Tu stai bene. Tutto a posto, prego, accomodati. Grazie. Accomodati, oggi facciamo un'intervista un po' particolare perché andiamo nei meandri un po' della RAI, del TG, quando è nato il TG3, diciamo. Partiamo da lì, no? Perché tu sei va stato giornalista storico del TG3 e poi ti sei denominato, perché questo termine lo hai coniato tu, chigista. Intanto dimmi cosa significa chigista. Chigista vuol dire inviato permanente al seguito del Presidente del Consiglio. Tu devi sapere che fino al 1998, quando D'Alema formò il suo primo governo, gli inviati che seguivano il Presidente del Consiglio cambiavano di volta in volta. In quell'occasione, invece, non so su input proprio di D'Alema, la RAI e successivamente i grandi giornali decisero di fissare un inviato permanente fisso in Italia e all'estero. A quel punto, io ero uno di questi, proposi ai miei colleghi di chiamarci chigisti, da Palazzo Chigi. Non è che fu una grande invenzione, era facilissimo. Perché? Perché esistevano già contrattualmente il vaticanista dal Vaticano e il quirinalista, quello che segue il Presidente della Repubblica. Mi fu facile, a poco la parola ha fatto breccia, tutti ormai si chiamano chigisti. Il fatto è che il vaticanista e il quirinalista ha una valenza contrattuale codificato, il chigista no. E se mi permetti, io dico anche questo, che il chigista lavora molto di più. Ti faccio un esempio, un Presidente del Consiglio, se va all'estero, può andarci anche per una sola giornata. Il Capo dello Stato, il Papa, almeno stanno fuori 3 o 4 giorni. Senti, allora parliamo un attimo della nascita del TG3 con il grande Sandro Cursi, che ricordiamo tutti, insomma un giornalista che ha fatto veramente la storia lui del TG3. Lui è storico. Esatto. Senti, ma perché il TG3 quando nacque fu chiamato Telegabul? Non proprio quando nacque, perché il TG3 nacque il 15 dicembre del 1979, allora il direttore era Biagio Agnes, che futuro direttore generale della RAI, e fu proprio lui nel 1987 ad assumermi. Quando divenne l'organo, diciamo così, non ufficiale, un organo vicino al Partito Comunista, stante che il TG1 era vicino alla DC e stante che il TG2 era vicino al PSI, Giuliano Ferrara, grande giornalista, amico di Berlusconi, molto vicino a Berlusconi, battezzò il TG3, il nuovo TG3, appunto eravamo già nell'87, molto più tardi, Telekabul, volendo significare che noi eravamo, sbagliava, il megafono del Partito Comunista. E così non era. Non era così, perché il TG3, diretto da Cursi, che era un comunista storico ma con la schiena dritta, un uomo molto autonomo e insegnò anche a noi a tenere la schiena dritta, come dire, mantenne ferma una sua posizione editoriale. Il TG3 di allora divenne la voce critica, lo dico tra virgolette, di tutta la sinistra, ma di tutte le opposizioni. Per ricordare, allora Alleanza Nazionale, la destra, viveva in una sorta di confino mediatico. Bossi non lo conosceva quasi nessuno, grazie al TG3. Io non so se è un merito o un demerito, ma sta di fatto che quelle due opposizioni al CAF, Craxi, Andreotti, Forlani, poterono esprimere le loro istanze e vennero conosciuti per quello che erano. Intanto mi sono permesso di darti del tu, perché insomma diventa molto più colloquiale l'intervista. Ma hai fatto benissimo, se permetti, perché tu, tutti sanno che tu sei un apprezzato regista, ma in questo momento stai facendo il conduttore, cioè stai facendo giornalismo, stai intervistando un giornalista, gli intervistatori sono giornalisti e tu lo sei anche nell'anima, va benissimo. Quindi intanto fammi ringraziare anche il nostro direttore artistico Wolfgang Vaccaro, perché è grazie a lui che siamo riusciti ad averti qui
oggi, perché noi è un piacere, un grandissimo onore. Grande personaggio di Rai 2. Grande personaggio anche lui della Rai. Senti, come cambia il giornalismo televisivo rispetto al linguaggio della carta stampata? C'è una bella differenza? Sì, c'è una bella differenza. Intanto dobbiamo dire che la TV arriva quasi sempre in tempo reale e comunque in questo momento noi siamo in diretta, stiamo facendo televisione appunto in tempo reale. I giornali arrivano il giorno dopo. Il giorno dopo che un avvenimento è successo, quindi hanno senso oggi, e ce l'hanno naturalmente, soprattutto se riescono ad approfondire gli avvenimenti, i fatti, altrimenti non ce l'hanno. In questi decenni, la RAI esiste dal 54 in Italia, in questi decenni la carta stampata, anche la grande carta stampata, ha sofferto pesantemente la concorrenza della televisione, prima della RAI, poi di Mediaset, poi ancora della 7, ma anche delle TV locali, certo, come questa dalla, certo, quale stiamo lavorando in questo momento. Detto questo, loro adesso stanno soffrendo purtroppo anche per il problema dei social. E qui io mi permetto di dire ai naviganti di stare molto attenti. Prendiamo la situazione dei vaccini. C'è troppa gente, se posso dirlo, che è credulona, magari dà retta al lavapiatti e non dà retta allo scienziato, mettendo a rischio se stesso e magari la vita degli altri. Il tuo era un avviso ai naviganti, come è un avviso ai naviganti. Famosa rubrica. Bravo. Sempre della RAI, del GR1. Senti, ti faccio vedere una fotografia. Hai parlato prima di Canale 5, Italia 1, Rai 2, TG2, vai via discorrendo. Ecco, vedi, qui c'è raffigurato un po' tutto il panorama delle testate TG, no? Le famose testate TG, Sky TG24, TG1, sì, eccetera. Senti, come si impagina un TG? Allora, un TG si impagina facendo una scaletta degli argomenti, come voi impaginate un programma. Si fa una riunione, viene chiamata riunione del sommario, questa riunione è presieduta dal direttore o da chi ne fa le veci, si scelgono gli argomenti vengono indicati dai caporedattori, si sa già quello che può avvenire, naturalmente poi c'è l'imprevisto, quando arriva l'imprevisto anche all'ultimo minuto la scaletta può cambiare e può cambiare anche in corso d'opera. I temi più importanti vengono messi prima e vengono impaginati. Una pagina può essere quella politica, la cronaca, l'economia e così via. In fondo ai giornali televisivi ci si mette la cultura e lo sport. Ci si mette lo sport perché comunque in Italia soprattutto è un tema che tira molto. Cioè, lo metti all'ultimo perché così tieni vivo l'ascolto. Sì, come si mette all'ultimo in un programma magari da serata il personaggio più importante. Più importante. Senti, Roberto, io voglio farti vedere questo filmato e poi ti formulo la domanda. Grazie. Guarda un po'. Chi è che prova? Prova! Prova se la manetta regge. Donato, va bene? Si muove? Donato! Donato! Il bambino si è mosso? Non c'è appeso? No, non c'è niente. Ecco, abbiamo visto delle immagini che abbiamo tutti nel cuore, chi ha un'età superiore ai 40 anni, no? Nel senso che fu un fatto clamoroso quello che la RAI fece una prima diretta, la prima diretta RAI continuativa, insomma, sì, su una notizia, su un evento. E questo segna un momento importante anche per quanto riguarda le dirette, la spettacolarizzazione della, sì, notizia. Ecco, io ti voglio chiedere, fino a quando esiste la spettacolarizzazione della notizia da non infrangere poi la deontologia professionale? C'è un limite assoluto. Diciamo che per spettacolarizzazione si intende esagerazione in senso negativo. Molte trasmissioni lo fanno per catturare più telespettatori, per tenerlo incollato alla sedia. Altre trasmissioni lo fanno per una questione di battaglia politica. Il limite è che le trasmissioni, l'esagerazione negativa non deve diventare clava mediatica, non deve diventare killeraggio politico. Questo è un limite e riguarda soprattutto noi giornalisti che dobbiamo tenere conto non solo della legge ma anche del codice etico
che governa le nostre azioni. Questo fu una 36 ore di diretta per il povero Alfredino Rampi, ricordiamolo, sì, famoso fatto di Vermicino. No? Alfredino rappresentò, ahimè, un inizio, no? Poi prosecuzione da parte dei vari, delle reti, di dover spettacolarizzare cose o fatti diciamo piuttosto gravi e importanti. No? In quel caso non era in senso negativo, in senso negativo è diventato molto più tardi. Pensiamo alle risse nei talk show, ma quella non è più televisione, quella è appunto rissa televisiva. In quel caso, io ricordo bene perché sono stato incollato per ore davanti allo schermo, come dire, la forza, l'impatto delle immagini furono accresciute dalla presenza non positivissima al 100% di un grande statista italiano, di un grande presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Lui non aveva pensato che la sua presenza potesse alla fine creare qualche problema. Tu hai parlato adesso di statista, hai fatto il chigista per tanto tempo, abbiamo detto, quindi hai seguito vari presidenti del Consiglio. Adesso io te ne faccio vedere intanto uno, il primo che hai seguito, ecco, D'Alema. Baffino di ferro lo chiamava Baffino qualcuno. Di ferro. Senti, io ti faccio vedere intanto quello, tu mi dirai, te ne faccio vedere tre. Sì. Intanto parlavamo di statista. Dal punto di vista, diciamo, del personaggio, se ci sono degli aneddoti su D'Alema, qual è la tua impressione? No, gli aneddoti ce ne sono tanti, io qualcuno me lo ricordo naturalmente. Intanto posso dire questo, che a livello di statisti in Italia ne abbiamo avuti pochi. Io direi che mi fermerei a De Gasperi, probabilmente Moro. Io ho seguito tre presidenti del Consiglio, D'Alema il primo. Adesso te li faccio vedere man mano. Allora, intanto dico D'Alema. D'Alema... Grande uomo politico, grande capo partito, ma divisivo, come magari è divisivo, forse anche di più, Berlusconi, Salvini, Meloni e tutti gli altri. Essere statisti significa non pensare alla propria parte politica, significa pensare al paese. Vediamo il secondo. Amato. Amato, che il grande Eugenio Scalfari, uno dei nostri maestri del giornalismo, aveva battezzato come il dottor Sottile per la sottile intelligenza che aveva, ma anche perché aveva una corporatura gracile, era un grande lottatore. Io posso dire che appunto che anche lui non è stato uno statista. No. Ma tu mi chiedevi prima di rappresentarti qualche episodio particolare. E allora se posso tornare indietro vado, perché è molto interessante quello che riguarda D'Alema. Poi torniamo casomai su Amato. Va bene. Non so se tu ricordi, anni e anni fa ci fu una brutta sciagura sul Cermis. Una funivia fu rasa da un pilota. Bene, il 4 marzo del 1999 la Corte Marziale degli Stati Uniti salvò quel pilota. L'Italia non se l'aspettava. Quel giorno D'Alema e tutta la Corte dei giornalisti arrivò a Washington. L'indomani D'Alema e Clinton si incontrarono alla Casa Bianca, era già previsto, ci fu una conferenza stampa. Credimi, sto per dire una cosa che non sembra vera, ma è la pura verità. Bene, i due parlarono, io mi ricordo benissimo, con il mio inglese stentato, che Clinton, che a quell'epoca era impegolato nel caso di Monica Lewinsky, disse poche parole sulla sentenza molto evasive. Credimi, mi è passata la mosca per il naso, ho trovato la forza e il coraggio per chiedere a D'Alema se in tutta sincerità, in diretta CNN mondiale, quindi non posso essere smentito, poteva dire di essere soddisfatto delle parole del Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo. Bene, D'Alema mi guardò in cagnesco, direi che mi fulminò con gli occhi, non si aspettava quella domanda pur conoscendomi. Ci mise 30 secondi a trovare le parole giuste, le trovò e finì dicendo che l'Italia sarebbe stata soddisfatta solo quando e se avesse avuto giustizia. A quel punto, tornando dietro le quinte, Clinton si complimentò con lui e il giorno dopo tutti i grandi giornali, anche quelli di opposizione, titolarono a tutta pagina sulle parole del Presidente del Consiglio, che alcuni mesi dopo se ne gloriò al Maurizio Costanzo Show.
Ed eri stato tu in qualche modo a averlo... Ero stato io a fare la domanda. Sei stato tu. Esattamente, grazie, grazie. Forse non avrei dovuto dirlo, ma non posso essere smentito, è diretta CNN. Tra l'altro il mio direttore di allora, Ennio Chiodi, stava guardando la trasmissione nel chiuso della sua stanza, naturalmente mi ha subito mandato i complimenti. Mi viene voglia anche di dire, siccome si dice sempre che noi italiani siamo provinciali, di quanto siano provinciali gli americani. Bene, quel giorno accanto a me c'era l'inviato della CNN, poi ho ascoltato la sua diretta. Bene, nessuno dei giornalisti presenti lì davanti a Clinton fece una domanda sul Cermis a Clinton. Tutte le domande erano su Monica Lewinsky. Non ebbero il provincialismo di questo, coraggio. Non ebbero una il cosa pazzesca. Senti, tu conosci i tempi televisivi, quindi dobbiamo... Ti chiedo scusa. No, figurati. Dicevamo di Amato. Di Amato. Amato, ricordo che nel gennaio del 2001 fece una visita di Stato a Pechino e Shanghai. A Shanghai, quando arrivammo, la sera lui andò ospite del sindaco. A Shanghai c'è una sopraelevata pazzesca, spacca la città ma riduce il traffico e lì sono milioni, credo all'epoca fossero 7 milioni. Amato si complimentò col sindaco, l'indomani ci raccontò in conferenza stampa che si era complimentato col sindaco e gli aveva detto però che in Italia non si poteva fare una cosa del genere perché i Verdi non avrebbero voluto. Siccome c'erano le agenzie di stampa, tre minuti dopo i Verdi non l'hanno saputo, gli hanno fatto sapere che se non smentiva in diretta quello che aveva appena detto, ci sarebbe stata la crisi di governo e lui dovette smentire subito. Senti, andiamo ancora via veloci perché tu sei qui oggi anche per presentare un libro importante. Esattamente. Volevo proprio velocemente l'ultimo presidente del Consiglio che hai seguito, che era Romano Prodi. Sì. Proprio due parole su Prodi. Ma Prodi, come dire, di Prodi si può dire che anche lui è stato un capo partito, un capo parte, però ha avuto il merito di aver portato l'Italia dentro l'Unione Europea. Pensiamo che cosa sarebbe stato dell'Italia negli scorsi anni, quando eravamo in piena crisi, e cosa sarebbe stato in questa fase se noi non avessimo potuto contare sui soldi che ci stanno arrivando con il PNR. Se li sfruttiamo bene, il volto dell'Italia cambierà per sempre. Senti, invece andiamo alla tua ultima creazione, il tuo ultimo libro, Aureliano l'imperatore soldato, ecco, lo vediamo qui alle nostre spalle. Ci parli un attimo di questo tuo libro, questa ultima tua, diciamo, creazione. Sì, allora Aureliano è stato uno dei più grandi imperatori di Roma, in seconda fila rispetto al fondatore, ad Augusto, in seconda fila rispetto a Costantino e tanti altri, ma lui ebbe la forza, con delle guerre d'impatto, con le guerre campali, di riunificare il grande impero romano che era diviso in tre parti. C'era stata la secessione delle Gallie, la Germania, la Francia, c'era stata la secessione del regno di Palmira che era guidato dalla mitica regina Zenobia e a quel punto lui con queste battaglie campali riunificò l'impero dando all'impero di Roma un'altra stagione piuttosto lunga. Inoltre sconfisse una serie di popolazioni barbariche, le sospinse oltre il Danubio, oltre il Reno e per circa 100 anni i barbari non vennero più a Roma. Aureliano è lo stesso imperatore che ha costruito le mura di Roma, appunto si chiamano mura aureliane, e le eresse per paura che Roma fosse invasa dai barbari. Non succedeva dal 390 avanti Cristo, lui regnò tra il 270 e il 275 dopo Cristo. Roma all'epoca si sentiva come si sentiva a New York fino al 2001, cioè non espugnabile. Poi abbiamo visto che anche New York sarà espugnata. Senti Roberto, dove possiamo trovare il tuo libro? Allora, il mio libro intanto sta in tutte le librerie online, in qualche libreria anche di Roma, vicino a casa mia, per esempio. In questo momento mi viene in mente la Litos di Via Vigevano. Ma se tu mi consenti soltanto un secondo, Paolo. Prego. Io, il mese di ottobre è uscito questo libro, ma in realtà è uscito anche il mio primo romanzo. Ah, il mio primo romanzo che si intitola Il buio in testa e che è un romanzo, come dire, il romanzo della maturità, se vogliamo, dell'anzianità.
avevo da 50 anni dentro questo romanzo, tant'è che il personaggio principale... Se me lo dai, riusciamo magari a poterlo inquadrare, se è possibile, con una camera. Eccolo, mentre ti dicevo, parla. Tant'è che quando io mi iscrissi all'università, allora avevo voglia di fare lo scrittore, poi ho fatto il giornalista, per fortuna, e successe questo, che cominciai a scrivere, il protagonista di quel romanzo che poi è andato perso era un grandissimo fumatore, un fumatore incallito. Bene, il protagonista di questo romanzo, il mio primo romanzo, è un fumatore incallito, poi altri problemi. Se permetti ancora, vi posso dirti Prego, che è un no. grande viaggio, questo romanzo, nel disagio, è una grande storia d'amore, ma anche una grande storia piena di problemi. Alla fine ci sono dei traumi che il protagonista deve subire, e quindi si trova, lui che è un assistente universitario, ad avere un passaggio pazzesco, nel senso che all'inizio era una bella testa della facoltà di lettere in cui lavorava, alla Sapienza di Roma, poi invece si trova ad essere una mela marcia della stessa facoltà. Tutti lo escludono, cercano di non parlargli più perché lui si era abbrutito. I colpi del destino avverso lo hanno portato a non vedere che stava andando verso una deriva che purtroppo non riesce ad evitare. È un povero Cristo ferito dall'esistenza, dai colpi del destino. Quindi ricordiamo Roberto Toppetta, Il buio in testa, questo è il suo ultimo romanzo, che potete trovare ovviamente in tutte le migliori librerie o su Amazon. Senti Roberto, io ti ringrazio tanto perché insieme a te abbiamo potuto fare un quadro piuttosto interessante di quello che è il TG, e soprattutto tu, essendo uno scrittore storico, è stato un piacere poterti averti qua, e magari anche un'altra volta, quando fai il prossimo libro, ti vogliamo qui per poterlo presentare, va bene? Ti ringrazio molto, mi farebbe molto piacere. Grazie Roberto, grazie Toppetta, grazie mille. E adesso, cari amici, ce ne andiamo al web. Eccoci di nuovo qua, io ricordo come sempre di seguirci anche sui nostri social Facebook, Instagram e di iscriversi al nostro canale YouTube Finalmente Domenica per rivedere tutte le puntate. E adesso parliamo di record, di traguardi incredibili, di eccellenze. Il primo record proviene dal mondo del calcio e in particolare è: chi ha vinto più volte il pallone d'oro? Allora, Cristiano Ronaldo ovviamente si è distinto in questo con ben 5 palloni d'oro, ma al numero 1, al primo posto, abbiamo l'incredibile Lionel Messi con 7 edizioni vinte, ben 7 edizioni dal 2009 al 2012, 2015, 2019 e 2021. Guardate un po', ecco la foto appunto. Ma invece un altro record interessantissimo proviene dal mondo dell'arte e in particolare riguarda Frida Kahlo, la nota pittrice messicana che è diventata proprio un simbolo, non solo ha lasciato un segno nel mondo dell'arte ma ha ispirato generazioni e generazioni con il suo stile e i suoi messaggi. E la notizia riportata dalla BBC riguarda in particolar modo una sua opera intitolata Diego Io, di cui abbiamo la foto. Diego, ovviamente, Diego Rivera, suo marito, noto pittore, no? Anche lui. Ecco, il quadro è stato battuto all'asta per un totale di 34,9 milioni di dollari. Si parla della quota più alta acquistata all'asta per l'opera di un artista sudamericano. Il prossimo record invece che abbiamo selezionato, diciamo che è un record che proprio non tutti vorremmo battere, ecco, perché stiamo parlando di un signore che a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, la notizia è stata riportata dal Gazzettino, è riuscito a prendere 4 multe nel giro di 4 minuti, quindi per eccesso di velocità, è stato tutto ovviamente così tramite autovelox, è riuscito a prendere 4 multe dalle 3.02 alle 3.06 per un totale di 600 euro. Quindi ecco, questo record non ci auguriamo ovviamente di batterlo, direi proprio di no. Poi passiamo invece al record l'uomo più ricco del mondo. Oh, questo mi interessa, ecco. Guarda, ti raggiungo perché mi interessa questa cosa dell'uomo più ricco del mondo. Devi sapere, Paolo, che nella classifica degli uomini più ricchi del mondo ovviamente non possiamo non citare Elon Musk con un patrimonio di 151 miliardi di dollari. Elon Musk praticamente il business riguarda tutti i mezzi di trasporto di terra e di spazio addirittura, no?
ma al secondo posto degli uomini più ricchi del mondo ovviamente non si può non piazzare il signor Amazon, quindi Jeff Bezos, che da un ufficio in un garage a Seattle è riuscito a possedere un patrimonio di 171 miliardi di dollari. Ma ce n'è uno ancora più ricco. Esatto. Al primo posto tra i personaggi diciamo più ricchi del mondo, a cui si pensa proprio quando si pensa alla ricchezza, al lusso, che ha un patrimonio inestimabile, proprio non quantificabile, che ama sguazzare nei suoi soldi e nel suo deposito, ovviamente avete già capito chi è. E chi è? Paperonde Paperoni! Ma dai, eccola, certo! Che notizia che hai pescato, signora Costi! Hai visto, me le studio proprio la notte queste notizie! E poi l'ultimo record Perché siamo già tardi. Riguarda il mondo della musica, la canzone più lunga del mondo. Secondo la World Record Academy, la canzone più lunga, il primato per la canzone più lunga del mondo va a Giancarlo Ferrari, che nel 2005 scrive Apparente Libertà, un brano di 76 minuti e 44 secondi. Ovviamente noi risparmiamo quelli che sono i 47 secondi, ma li sentiamo tutti e 40. No, è il momento di dare la linea. Grazie Costi, grazie. Grazie, gentilissima come sempre. Grazie. È il momento di dare la linea a colui che è arrivato in questo momento in studio e fa la sua pausa caffè, Gabriele Marconi. Cara Antonella, io mi voglio scusare con te, ma con tutti quanti, anzi con i telespettatori naturalmente, per il mio ritardo oggi, ma è che... E mi sono svegliato tardi stamattina. Voi dire addirittura è arrivato tutto il pomeriggio? E no, è che dovete sapere che io di solito mi sveglio prestissimo, mi sveglio col gallo. Solo che ultimamente ho notato che il mio gallo non funzionava bene. Era come se si stessero scaricando le batterie. Siccome è un gallo vero, un animale vero, non è che io potevo cambiare le batterie, no? E allora ho cambiato direttamente il gallo, ne ho preso un altro, l'ho sostituito con un altro. Solo stamattina mi sono accorto che... C'è un difetto, un altro difetto sto gallo. È un gallo che balbetta. Ci mette tanto a dire chi, chirichi. Pubblicità. Immaginate di spiare dalla finestra di una bottega di un falegname. Un uomo è circondato dai suoi apprendisti e dai suoi strumenti. L'ordine regna sovrano. L'odore fresco dei trucioli riempie il locale. Ora siamo in un laboratorio scientifico. Una giovane ricercatrice osserva l'esito del suo esperimento. È preoccupata di non ottenere il risultato previsto. Si sta domandando se l'esecuzione o il procedimento siano corretti. E infine ci troviamo in conservatorio, cullati dalle sue note musicali. Il direttore di orchestra fa ripetere innumerevoli volte le battute. Vuole ottenere la perfetta sincronizzazione dei movimenti. I musicisti sono stanchi, ma euforici. Il suono prodotto sembra nascere da un unico strumento, da una sola persona. Tutti e tre i personaggi sono degli artigiani. La loro caratteristica, l'unicità. Alla Resincom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Ma va? Sì, per letti, divani letto, camper e barche. Li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina. Così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre abbiamo un servizio di gommapiuma a taglio per imbottire i cuscini dei vecchi divani e farli diventare come nuovi. Lo sai che sei simpatico? Ma va? Sì. Bravo. Grazie. Un saluto da Paolo Di Fazio. C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed, giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it.
Sei una grande impresa o un ente? Scegli la fibra ottica dedicata a progetto di TLC Telecomunicazioni. Il contributo scavi stradali e pose in opera lo paghiamo noi. Con TLC la fibra è ovunque, ma anche dove gli altri non arrivano. Naviga fino a un giga garantito. Chiama l'813 28 24 oppure vai sul sito tlctel.com. RSA Madonna delle Grazie a Pontecorvo, la residenza sociosanitaria per assistenza a persone non autosufficienti, anche anziani. Attività riabilitative, fisioterapia, rieducazione funzionale, degenza riabilitativa, attività occupazionali di stimolo cognitivo e ricreativo. Assistenza medica ed infermieristica 24 ore su 24, fisioterapisti con anni di esperienza, servizi ambulatoriali anche per disabili, cucina interna. RSA Madonna delle Grazie, via Passionisti 42, Pontecorvo. Affidiamoli a mani sicure. Eccoci qua, bentornati, e continuiamo adesso a cantare, continuiamo il nostro spazio musicale e continuiamo a parlare di donne. Nella rubrica Hit Donna andiamo a conoscere quelle che sono stati le più grandi cantanti e interpreti femminili che hanno caratterizzato la storia della musica leggera italiana. E questa settimana parliamo di una delle voci più belle ed espressive, dotata di ampia estensione e forte intensità, capace di coniugare note passionali a note più dolorose con grande facilità. Sto parlando di lei, la grande Mimì, ovvero Mia Martini. E il primo brano che ascolteremo venne scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972, ma per anni rimase chiuso in un cassetto poiché Lauzi voleva che la prima a cantarlo fosse proprio lei, Mimì. E l'occasione arrivò qualche anno dopo, nel 1989, quando Mia Martini con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo, ottenendo il premio della critica e grande apprezzamento del pubblico. Perché tu che sei diverso, almeno tu, nell'universo. Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà a noi senza serietà. Come fosse niente, sai, la gente è matta, forse è troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente. Cambia lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Sai, la
gente sola. E come può lei si consolare? Ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure inutilmente, e poi per niente tu. Che sei diverso, almeno tu nell'universo. No, non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai. Eccezionale come ogni domenica, e ricordiamolo, Antonella canta rigorosamente live, non canta in playback. La sua voce meravigliosa è quella che ascoltiamo dal vivo tutte le domeniche. Vogliamo fare un altro applauso alla nostra grande Antonella, che ci ha fatto sognare con questa canzone meravigliosa di Mia Martini. Ma almeno tu nell'universo, noi nell'universo, almeno uno che ci fa ridere, ce l'abbiamo. E chi è? È lui, Gabriele Marconi. Eccomi qua, che piacere. Oggi diciamo non ci sarò io, almeno non sarò da solo a far ridere, anche perché abbiamo uno dei cabarettisti, monologhisti, dei comici in assoluto più bravi che io conosca, oltre che essere un amico. Sto parlando di Dani Bra. Eccolo qua. Eccomi qui. Grande. Grazie, dopo mi dai il resto di quelle 50 euro. E niente. Niente, ah, già hai finito. Gabriele Marconi, ecco. un grande amico, l'unico sì. Che usa il panciotto non per nascondere la pancia, ma per evidenziarla, perché di solito il panciotto, esatto, appunto, ma io, si mette io non ce l'ho la pancia, però lo faccio vedere comunque. Ho messo un po' del cotone qui. Con questo ci giochiamo a scacchi, ma soprattutto con il vestito di Costantina, che sembra una scappata da carica di 101. Guarda, proprio così. Costantina la vedete così pimpante, e io gli faccio i complimenti, ma dovete sapere che sono, perché prima cosa siamo in diretta. Sono esattamente le vi faccio le 4:05, io vi faccio i complimenti perché 5 minuti, ci dicono 5 minuti, ci abbiamo, perciò dobbiamo fare una battuta su Costantina, che sembra il nome di un ristorante da Costantina, invece no, è proprio lei. Voi la vedete così pimpante Costantina, ma lei alle 2 di notte, 2:15, 2:20, mi ha chiesto amicizia su Facebook, si è salvata perché io sono ritornato da una serata verso le 3:30, ho detto: ma chi è questa che è 2 di notte, mi chiede. Amici, sono andato a fondo, ho visto che abbiamo amici in comune, poi ho visto che è una colonna di questa trasmissione, sì. E gliel'ho data molto, molto volentieri. Va bene, io ti lascio lo spazio. No, dai, intanto vai. Vai e poi dopo penso a qualche domanda a fare. Intanto vai a Roma, sai che significa? Che significa? No? Intanto vai. A morire ammazzato. No. Si gioca solo me. Oh, comunque stai molto, volevo fare anche io i complimenti a te. Mi piace quando uno ha il viso pulito come te, e sì. Tu ce l'hai addirittura fino a dietro. Mi calcola però una cosa, che sono l'unico, e potete testimoniarlo anche tu Costantina, che non sono stato truccato in camerino. Di tutti quelli che sono, è vero, perciò la colpa non è dei cameraman, è che so proprio così, è naturale. Va bene, allora grazie Gabriele. No, io volevo esternare la mia problematica, perché ecco, quando a Costantina gli ho detto, gli ho dato amicizia
alle 3.20 è semplicemente perché io dormo molto poco e mi sveglio presto. Sono obbligato a svegliarmi alle 5 perché purtroppo mi devo svegliare prima di loro, altrimenti è finita, un macello. Altrimenti trovo il correttore per gli occhi in mezzo al tubetto della carta igienica, trovo il mascara attaccato allo specchio, il gel ricostruzione unghie in mezzo alle mattonelle, sulla saponetta leggo scritto aiuto, perché anche lei sta chiedendo aiuto, trovo ciocche di capelli all'interno della vasca che quando glielo faccio notare dicono no, non sono le nostre, no, so i mia, perciò sono costretto. Poi oltre a mia moglie convivo anche con due figlie, ci sono anche due figlie, perciò tre donne dentro casa, un bagno solo, praticamente io dentro casa mia sto al bagno come Malgioglio sta la gnocca, non c'entro assolutamente niente. Praticamente io mi alzo la mattina che trovo già la fila sul corridoio come sul grande raccordo anulare, io infatti provo un'invidia ogni qualvolta sto sul raccordo e leggo l'uscita a 7 bagni. Quando a me ne basterebbero 2. Alle ore 8 loro già sono pronte, perciò lo devo essere anche io, perciò per velocizzare il tutto mi vesto in cucina e lì capisco perché le agenzie immobiliari scrivono cucina abitabile, perché lo sanno che l'uomo ci vive là dentro. Il tempo di vestirsi, ma soprattutto di impostare il microonde a 15 secondi, perché devo scaldare i miei calzini umidi, perché la mia roba, il mio vestiario sta fuori, mentre all'interno c'è il loro sullo stendino. Con tutto, donne, mi rivolgo soprattutto a voi, con tutto che lo stendino dentro casa vi irrita, vi rende ansiose, perché non sapete dove metterlo. Dove si mette? In salone? No, perché è antiestetico. Dove si mette? In camera da letto? No, perché emana umidità. Anche se ho sentito qualche signora che preferisce lo stendino al marito, perché dice almeno non russa e c'ha pure qualcosa di rigido. Vabbè, ma queste sono cose private. Poi dopo vorrei intervenire per quanto riguarda lo stendino. Mi rivolgo soprattutto a voi donne, perché forse non lo sapete, ma all'interno dello stendino si nasconde il quarto segreto di Fatima. Voi giustamente direte, ma non erano 3 danni, sono 4. Un secondo. Costantina, non te voglio vedere i cosci. Eccolo qua. Signore, questo è il quarto segreto di Fatima. Questo qua praticamente voi lo riempite di mollette, fate una stesa di panni, mettete le mollette sopra i panni, dopodiché andate a ritirare i panni, rimettete le mollette qua dentro, questo non è mai pieno, arriva fino a metà. Dove vanno a finire queste mollette? Ve lo dico io. Voi fate colazione, aprite una busta di biscotti, mangiate 2 biscotti, richiudete la busta che qua chiudete con la molletta. Io ho più mollette dentro la credenza dell'arma della cucina che sullo stendino. Io ho le mollette a casa obese, 120 kg, vanno in giro così per casa. È problematica. Poi ogni tanto mia moglie si sbaglia perché poverina lavora, perciò mette la molletta sulla busta del biscotto e io mi ritrovo qualche biscotto in mezzo alla mutanda. Adesso io mi salvo dentro casa mia perché mangiamo i bucaneve che sono piccolini, ma trovi una famiglia dove mangiano gli abbracci e quella è problematica, perché te se si tricolano alle mutande, capito? mettiamo il contenitore qua, vieni con me Gabriele. Ci mancherebbe. Senti, che stai facendo in questo periodo? Allora, in questo periodo io ringrazio l'associazione Enzimi che ieri mi ha dato la possibilità di esibirmi al Teatro di Cesar di San Vito Romano. È stata una serata a giusta causa, perciò ne vado fiero per un progetto Sorriso, il nostro, ne vado fiero di questo progetto e sono molto contento di collaborare con loro e lo saluto. Mentre l'11 e il 12 di questo mese stiamo al Teatro Vignoli. Cioè puoi dire anche quale mese è? Cioè, dicembre. Dicembre. No, perché sembra quasi per non si possa fare pubblicità occulta. No. Il mese, diciamolo, dicembre è giusto. Perché uno poi 2021, capito? Si può dire? 2021 sì, ancora sì. Okay. Poi dal primo gennaio non si potrà più. Teatro Vignoli, kermesse comica a favore della Caritas, si può dire?
Assolutamente sì, quello è doveroso, anzi. 10 euro penso che è proprio base d'asta, si può dire? Io, Stefano Fabrizi, Oscar Biglia, Paciullo e chi più ne ha più ne metta, insomma, veniteci perché anche questa è una giusta causa. Grazie Dani, non te ne andare perché poi ti vogliamo ancora dopo. No, assolutamente, io neanche ho pranzato. Ti presento, conosci? Conosci? Ci conosciamo. E lui è Paolo Mellucci, è venuto qui a trovarci in questa trasmissione quasi per caso. No, per caso, perché voi parlavate comunque di spettacoli teatrali, stavate parlando, no? Giusto? L'11 e il 12, allora sai che cosa facciamo adesso? Sì. Noi portiamo proprio i nostri telespettatori, i nostri amici da casa a parlare di teatro. Eccoci qua. E allora parliamo di teatro, questa volta lo facciamo con un'associazione, l'associazione Incanteatro, e abbiamo l'opportunità di parlare con loro attraverso Skype, perché il motivo c'è, perché ovviamente stanno provando un nuovo spettacolo di cui loro ci parleranno. Allora andiamo subito a collegarci con l'Incanteatro, con Greta Politori e Andrea De Luca. Ci sono? Ciao! Ciao, ammazza come siete, ciao così, più ciao, un bel ciao più, com'è? Ciao! Ciao! Oh, ecco, allora Greta De Luca, Greta Politori che è il regista di questo spettacolo e Andrea De Luca che è il direttore artistico, giusto? Sì. Allora ragazzi, non so chi di voi due adesso risponderà, ma qual è lo spettacolo che state preparando? Allora, lo spettacolo che stiamo preparando si chiama Il sogno di Scrooge, ed è tratto dal Canto di Natale di Charles Dickens ed è una favola in musica, ci sono canzoni, balletti, canzoni riarrangiate dal maestro Franco Di Luca, cantiamo dal vivo e insomma c'è tanta gioia, tanta emozione, insomma la classica storia di Natale che ci scalda l'anima ogni anno, ogni Natale. Ecco Andrea, lo chiedo a te, parlaci in modo specifico di questo spettacolo, nel senso che intanto quali sono le difficoltà, perché ovviamente se parli del Canto di Natale sarà un musical anche importante, giustamente come parlavi delle musiche eccetera, quindi quali sono state le vostre difficoltà nel metterlo in scena anche? Beh, le difficoltà sono state tante, intanto iniziamo nel dire che siamo un'associazione giovane, andiamo dai 9 anni, perché il nostro piccolo team ha 9 anni fino ai 40, quindi insomma ci sono varie generazioni, varie età che ti vanno a cavallare, quindi ovviamente una prima difficoltà è questa. Poi organizzativa, soprattutto in questo periodo, come ben sai Paolo, purtroppo è complicato. Certo. Fare i conti adesso anche con degli agenti esterni, ormai facciamo quei conti da più di un anno e mezzo, quindi vi comprendiamo insomma. Sì, soprattutto in questo periodo, però devo dire che è uno spettacolo a cui noi teniamo molto, è uno spettacolo che ci trasmette sempre tanta gioia ed è sempre bello portarlo, questo è il secondo anno che lo portiamo in giro per il Lazio e per l'Italia, quindi siamo orgogliosi, contenti. Dopo 2 anni come quelli che sono, insomma, ci sono stati fra le prime che era dicembre queste, 2019. Esatto. Diciamo che siamo proprio felici di tornare in scena con questo spettacolo. Ma adesso state provando, ragazzi? Sì, eccomi. Ma proprio in questo momento, ecco, che bello, guarda che bello, se riusciamo, ecco, vedete, proprio in questo momento lo stanno organizzandosi per le prove, vi abbiamo proprio colti sul fatto. Esatto, a breve cominciamo con un'altra filata, cominciamo da capo, un'altra prova generale. Perché il debutto è prossimo, l'8 dicembre a Ronciglione, ecco, l'altro Ettore Petrolini di Ronciglione. A Ronciglione l'8 dicembre, giusto? Sì. Siete pronti? Sì? Sì, siamo pronti. Senti, mi racconti qualche, perché sai, anch'io faccio il regista teatrale, c'è di aneddoti, delle prove, se ce ne sono tantissimi. Ce n'hai qualcuno che, insomma, ti piacerebbe raccontare, qualcosa di divertente che è capitato durante le vostre prove? Ce ne sono parecchi, anche perché, come dicevo, è una compagnia giovane dove c'è tanta energia, tanta simpatia, tante proposte, alcune anche esilaranti. E, guarda, una è fresca di oggi, di stamattina. Sì, fammi sentire. Stavamo provando il momento, diciamo, più romantico dello spettacolo, dove nei ricordi del passato il protagonista rivede se stesso innamorato della sua compagna, appunto, che poi lo ha lasciato, perché insomma Scrooge, Ebenezer Scrooge, non è proprio
tenerone, ecco, quindi lei ha deciso di lasciarlo e lui guarda come era innamorato, ecco, tra l'altro uno dei momenti del passato si vede adesso. Vabbè, stavamo provando questo momento intenso e l'attore che interpreta il fantasma del Natale presente, che è molto natalizio, invece vestito da elfo, caldo, così passa nel momento più intimo e romantico con queste ciabatte qua, sì, che hanno un campanellino, e nel momento più romantico si sente tutto lo scampanellino così dell'attore che passava dietro come un elfo, così, e questa cosa ci ha fatto tanto ridere, oppure altri errori se si sa. Insomma, di cose che sono divertenti ne possiamo avere 100, no? Perché di aneddoti. Però io adesso insieme a me, vicino a me, voglio il nostro direttore di studio, che è Carmelo Sciacco, che in qualche modo è Correo, vero? È Correo? Assolutamente. Eccolo qua, è Correo. Eccoci. Correo, eccolo qua. Saluta, cioè, saluta. Buonasera. No, la cosa da ridere è che io dovrei stare lì in questo momento a fare le prove, invece sto qui vicino a te, questo è il problema. E questa non è una cosa che te nobilita. Mi nobilita. Io sono... sia lì che qui. Senti, allora, intanto facciamo tantissimi in bocca al lupo all'Incanteatro, giusto? Beh, sì, Incanteatro. Non si dice in bocca al lupo, no? Si dice un'altra cosa, ma voi avete capito che cosa volevo dire. Non si può dire. Io rimando Carmelo Sciacco a lavorare, prego, e vado a salutare Greta e Andrea e vi auguro buone prove, buon tutto. Ciao, viva il teatro! Ciao. E a mano noi andremo a conoscere sempre altre realtà teatrali, entreremo sempre in altri teatri, in altri camerini, e proprio perché lo facciamo a mano ho bisogno dell'aiuto di Antonella Terzigni, perché lo canta lei. Il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, e a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi come in una stanza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza. E a mano ti perdo e mi perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera. Grandissima Antonella Terzigni.
Terzigni, a mano, una canzone per me che ha un significato profondo e meraviglioso. Grazie Antonella per avercela cantata. Ma adesso è arrivato il momento, come ogni settimana, di viaggiare. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei borghi più belli del Lazio e questa settimana ci spostiamo in provincia di Frosinone e andiamo a Veroli. Senti, ma posso venire anch'io con voi? Ecco qua, Veroli. Io voglio venire con voi. Paolo, vuoi venire anche tu? Sì, sì. E va bene, viaggiamo insieme, viaggiamo tutti quanti, insieme anche con i nostri amici a casa, no? Allora, ad esempio, erano partite delle immagini, guarda che meraviglia, guarda che belle immagini che stanno scorrendo sullo schermo. Devi sapere che Veroli è un comune con 19.523 abitanti ed è il più esteso della provincia di Frosinone ed è situato sopra un rilievo dei Monti Ernici e si trova a 594 metri sul livello del mare. Allora lì fa fresco. Eh beh sì, sicuramente abbiamo un clima di tipo collinare, quindi sì, leggermente più rigido rispetto a quello che abbiamo qui a Roma, sì, un po' più fresco. Ma senti, qual è la storia di questo borgo meraviglioso? Eh beh, le origini di Verole sono molto molto antiche, eh? Infatti ne abbiamo testimonianza già nel XII secolo avanti Cristo, quando l'antica Verule era uno dei paesi alleati di Roma, almeno in base a quanto apprendiamo grazie alle tavole dei Fasti Verulani, un calendario romano di marmo risalente al primo secolo dopo Cristo. E poi sono successe tante cose, e no? E che è successo? Che è successo? Ad esempio nel 753 diventa sede vescovile, come ancora oggi testimoniano le tante chiese sparse sul territorio. Nel XVI secolo venne occupata dagli alleati spagnoli dei Colonna, in seguito liberata e sottoposta a un governo di cardinali. E comunque l'unione con la Chiesa di Roma si fece sentire diverse volte nel corso dei secoli, Tanto che fino a, diciamo, il 1800, verso il 1800, alcuni borghesi che avevano preso parte alla Repubblica Romana dei Giacobini addirittura vennero linciati dalla popolazione. Senti, ma se io volessi andare a Veroli, per esempio, a trascorrere un weekend, cosa posso vedere di bello in questo borgo? Beh, di cose belle ce ne sono tantissime, eh? Ad esempio potresti visitare la Basilica di Santa Salomè, che è la protettrice della città e che ospita anche le sue reliquie, la Scala Santa, fatta costruire dal vescovo di Veroli, Monsignor Lorenzo Tartagni da Forlì, nel 700, e questa scala è composta da 12 gradini di marmo e nell'undicesimo ci sarebbe una reliquia del legno della croce. Ma anche l'abbazia di Casamari è uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica cistercense ed è stata costruita nel 200 addirittura. Pensa un po' te, ma adesso senti, dopo aver visitato tutti questi monumenti, a me mi viene fame, perché mi fai girare per Veroli, poi voglio dire, mi viene voglia di mangiare. Beh, è normale, ma non è un problema, perché allora, a Veroli, così come in tutta la Ciociaria, ci sono posti dove si mangia egregiamente. Innanzitutto a Veroli il pane di Veroli devi assaggiare, perché l'ho assaggiato qualche volta, cotto ancora negli antichi forni a legna dei vicoli del paese, e sul pane puoi aggiungere le coppiette ciociari, il prosciutto crudo, il pecorino DOP, il caciocavallo, la scamorza appassita, basta, questo è comunque come antipasto, visto come che antipasto, quello certo va benissimo. Ma poi per primo che... Beh, se ti piace, guarda, la pasta fatta in casa a Veroli c'è proprio una tradizione che si tramanda di mamma in figlia, di pasta fatte in casa. Ad esempio ci sono i fini fini. Che so? I fini fini. I fini fini è una pasta all'uovo tagliata sottilissima. Beh, certo, fino fino. È fino fino ed è condita con questo sugo di pollo e insaporito con il lardo. Ah, vedi? E poi una spolverata di pecorino sopra che non sta mai fa male assolutamente. Ma anche ci sono gli strozzapreti, le fregnacce. Che? Le fregnacce, un'altra pasta. Diciamo tanti errori. No, quelle le diciamo abbastanza noi. Appunto. No, parliamo di pasta, le fregnacce, le sagne con i fagioli, i timballi. Ce n'era uno addirittura di timballo che fanno qui, di cui Bonifacio VIII, Papa Bonifacio VIII, era ghiotto. E questo timballo lo continuano a fare, così come Bonifacio VIII lo mangiava, pensa un po'. Ma poi se vuoi i secondi? Vabbè, dammi qualche secondo, ecco, allora, qualcuno, un paio, dai. Per secondi abbiamo ad esempio abbacchi alla cacciatora, garofalato, tacchino all'arrabbiata e carne bianca marinata col brandy. Mamma mia, dopo tutte queste cose che mi sono mangiato, sai che ti dico? Non prendiamoci una pausa, una piccola pausa. Vabbè, prendiamoci una pausa, dai. Lo sapete che facciamo? Torniamo subito, pubblicità.
Le competenze artigianali si sono combinate con quelle degli ingegneri, dei ricercatori, dei medici, degli esperti di comunicazione. Scegliere i prodotti e i servizi artigiani significa migliorare il benessere della comunità. Durante l'emergenza sanitaria, le nostre aziende hanno sostenuto le fasce di popolazione più deboli, donato dispositivi di protezione e organizzato raccolte fondi per ospedali e protezione civile. Abbiamo rivoluzionato il presente per prepararci al futuro. Alla Resicom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Stiamo in via Tiburtina, tutto attaccato. Scegli 4Winds per il super bonus 110%. Rendi la tua casa più efficiente a costo zero. Impianti fotovoltaici, pompe di calore, climatizzatori e infissi. Con 4Winds avrai progettazione, pratiche, installazione, qualità e massimo risparmio energetico. Un servizio completo a 360 gradi, chiavi in mano. 4Winds, il giusto comfort per la tua casa. Seguici su Facebook o chiamaci allo 06 87 153 193 www.4winds.it. Volete riscaldare la vostra casa in maniera economica ed ecologica? Francesco Nardini ha quello che fa per voi: stufe d'arredo, pellet, legna, impianti fotovoltaici e sistemi di riscaldamento esterni. Riscaldamento e non solo, basta fornitura di forni da incasso e da esterno, barbecue, gazebi, muratura e in legno. Francesco Nardini assicura il caldo alla vostra casa in maniera economica ed ecologica. Sono Francesco Nardini. Da 30 anni riscaldo la tua casa. Francesco Nardini, Viale della Vittoria 20, a Nettuno. Ah, dottor Joel, ma lo sai che lei assomiglia a un personaggio famoso? Eh? Me lo dicono tutti che assomiglio a George Clooney. A lei glielo dicono tutti che lei assomiglia a George Clooney. Se lei assomiglia a George Clooney, io assomiglio a Monica Bellucci, guardi un po'. Può essere. Ma come può essere? Scusi, ma lei non ci vede bene? Io non la vedo come Monica Bellucci, ma può essere... No, si rimette gli occhiali, questi sono quelli giusti. Sono perché quelli lei giusti. Con questi occhiali assomiglia, è uguale a un grande campione di calcio del passato, a Ciccio Graziani. Davvero? Eh sì, davvero. Ma non ci ha mai pensato a imitarlo? Con la voce? Fa così. È chiaro che ogni partita ha una sua storia, anche in virtù del tipo di comportamento della squadra avversaria. Riprovi lei? È chiaro che ogni partita ha una sua storia. No, non è esattamente così. Come riprovi? È chiaro che ogni partita ha una sua geografia. No, ma non devi cambiare parole, devi cambiare, cioè la voce deve cambiare. Ah, riprovi. È chiaro che ogni partita c'ha? No, vabbè, facciamo così. Allora, io le vengo dietro. In che senso? Allora, mi metto dietro di lei, capito? Stia tranquillo, non si preoccupi. Davvero? Sì, ecco, le prendo... Non famo scherzi, eh? No, le prendo, stia tranquillo. Ma che dobbiamo fare? Tranquillo, Titanic. Tranquillo. Dobbiamo fare Titanic. No, allora, io da dietro parlo, lei quando tocco la sua mano, la abbassiamo, va, così, lei deve parlare, deve muovere le labbra, a parlare ci penso io, chiaro? Mi nascondo dietro di lei, allora... Ciao a tutti, sono Ciccio Graziani e anch'io vedo Finalmente in Domenica. È una trasmissione che mi distende talmente tanto che almeno poi ci danno un calcio di rigore. È perfetto. Bene, a questo punto io, dopo aver cercato di lanciare lei in qualche maniera nell'ambito dello spettacolo, cercherò di lanciare invece, ed è molto più facile, Chiara.
Oh, grazie mille a Gabriele, al nostro tuttologo meraviglioso, che ha fatto anche le imitazioni, del resto lui è tuttologo, sa fare tutto. Continuiamo a parlare di Mia Martini con la nostra straordinaria Antonella Terzigni. Allora, dopo aver ottenuto il premio della critica nel 1989, Mia Martini torna sul palco dell'Ariston l'anno seguente e propone non più una struggente storia d'amore, ma un quadro poetico, realizzato da Carla Vistarini su musica di Luigi Lopez, Fabio Massimo Cantini, con la collaborazione di Franco Califano. Un affresco di Roma, evocativo di un evento indimenticabile che la canzone ha contribuito a fissare nei ricordi di tanti. Sto parlando della nevicata del 56. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume, la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora, le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi, dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io, bambina, sognavo un vestito da sera con 3000 sottane di una donna che già lo portava. E chi l'ha vista mai? E zitta, poi la nevicata del 56, Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli, la, la nevicata del 56. Pulita e lucida, tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli.
Antonella Tersigni. Grazie, grazie. Antonella Tersigni. Intanto Antonella, mi bravissima. Anche i miei colleghi, eccoci qua. Noi ti congediamo, sei stata bravissima. Perfetto. Come sempre. Neanche... Però ci prepariamo per il tea room. Benissimo. Perché sarà una cosa particolare, sì, stasera. Mi sono inventato una cosa particolare. Bravo. Lui si è inventato. Lui si è inventato, capito? Lui si è inventato. Io mi chiamo Marconi e si inventa lui. Ma, che c'è? Ma tu sei il Marconi quello ma che non è. Capito, ma Marconi c'è con un cognome del genere sarò essere. Insomma, basta. Hai detto tutto, Gabriele, no. Hai detto tutto. Sai che cosa facciamo, Gabriele? Adesso ti indottrino con un film che ha 50 anni. Andiamo alla web. Costi! Eccoci! Eccola! Allora, innanzitutto vorrei dirvi che ci hanno scritto in diverse persone, il pubblico da casa ci chiede se può partecipare alla trasmissione non solo come pubblico, ma visto che è un varietà, per magari fare qualche esibizione, per esempio. Ma certo. Anzi, colgo l'occasione, ecco. Perché noi da gennaio, quindi scrivete, preparatevi questa data, dal primo di gennaio, dalla trasmissione del 2 gennaio, andremo a fare una cosa molto particolare, una rubrica che si chiama Due per Tutti. Che cosa significa? Che potrete esibirvi e fare tutto ciò che volete in due minuti. E basta scrivere adesso, ovviamente. No, due per tutti sembra due minuti per tutti. Invece può essere anche da solo, no? Sì, certo, assolutamente, anche da solo. Due minuti per tutti. Questa pure lei. Sapete ballare. Pure lei ha inventato. Beh, tutto io, sai. È il nostro direttore artistico. Ma siamo creati, qui c'è il nostro Molfano illumina. Sapete ballare, cantare, recitare, umoristi, qualsiasi cosa sia. Tutto in due minuti. Maghi, rumoristi. Scrivete a... finalmente domenica laziotv@gmail.com oppure sul nostro WhatsApp 351-555-4875. Ma torniamo a Costi. Oddio. Eccoci allora, adesso parliamo di stile, in particolare del look dei protagonisti del noto film Arancia Meccanica, capolavoro di Stanley Kubrick che quest'anno compie ben 50 anni. Pietra miliare del cinema, infatti è stato riproposto nelle sale per l'occasione proprio in questo periodo, ma anche grande ispirazione per la moda e la musica. Ma dovete sapere che dietro al look iconico dei drughi, di cui abbiamo un paio di immagini tratte dal film, che prevede look total white, bretelle, bombetta, bastone, stivali neri e occhio truccato, cattivissimi. C'è Milena Canonero, e anche di lei abbiamo la foto, costumista italiana, candidata all'Oscar innumerevoli volte e vincitrice di ben 4 Oscar. Così. Per Barry Lyndon, Momenti di Gloria, Maria Antoinette e Grand Budapest Hotel. Ispirandosi a tendenze retro, underground e allo stile dell'epoca, Milena Canonera ha dato vita a un look che nel tempo ha ispirato nomi della musica come i Led Zeppelin e David Bowie, ma anche grandissimi nomi della moda come Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen, Coco Ntozai, Limi Feo e Undercover, che mamma negli mia. Anni 2000 hanno proposto proprio delle collezioni sulle passerelle ispirate proprio dichiaratamente al film. Infatti ne vediamo qualche esempio. Marconi, se io sarei così, bene meglio con quella bretellina, guarda, staccato, soprattutto bene. Sono assolutamente assolutamente. Anche questo cappottino delicatissimo, ma sono io lì, no? Una cosetta, sei stato tu prima dello spettacolo. Beh, ecco Costi, allora. E allora quindi adesso avremo proprio un modello. Ma che insomma. Modello? Sì, proprio l'ho chiamato. Ah, abbiamo proprio l'opportunità di... Allora, una sfilata, sì, diretta. Addirittura riusciamo a fare una sfilata, ma di certo. Un drudo, addirittura. Ma certo. Mamma mia, ma qui... sarebbe una cosa veramente incredibile. Direttamente proprio dal cast, dal set di Arancia Meccanica. Allora, facciamo 50 anni fa. Un attore del film, proprio. Un attore del film. Esatto. Adesso, che onore, ragazzi. Allora, facciamo una... Noi ci spostiamo. Sì, assolutamente. Se vuoi la sfilata, ci spostiamo. Qua deve essere sì. Qua? Sì, arriverà. Io mi metto qua. Con voi. Vieni con noi, vieni con noi. Perché... Allora, oddio. Andiamo a vedere direttamente oddio. Dal film di Arancia Meccanica. Dove viene? Adesso arriva. Eccolo. Eccolo. Oh. Mi ricorda qualcuno, veramente. Sì. Ci ricorda qualcuno? Gli è saltata la giacca. Ma che fa con sto bastone? Che fa? Scusi, ma lei è il tuttologo. Basta, per carità di Dio. Ma che c'è? Ma che fa anche il modello? Ma quale modello? Lascia la cravatta. Cioè, ha fatto tre passi e è partita una bretella, il cappello. Ma sia gentile, maestro. Ma che vergogna. Costi, io non credevo che arrivassimo fino a questo punto. Ma in realtà è arrivato anche un messaggio che si complimenta con addirittura. È certo.
Perfetto, poi ci scrive: ciao a tutti, cosa sono dice, Marco da dice? Roma. Vi sto guardando in questo momento e sono rimasto affascinato dalla sfilata del mitico tuttologo. Ma se volessi venire anch'io a sfilare in trasmissione vestito da un personaggio di un film, lo posso fare? Ma certo che lo può fare, l'abbiamo detto adesso, no? Praticamente basta, assolutamente. Dov'è? Quale camera ho? Oh? Vediamo un po'. La camera 1. Vabbè, scrivete a finalmente domenica laziotv@gmail.com e oppure potete contattarci su WhatsApp al 351-555-4875 e diventare anche voi tuttologi. Intanto vi siete accomodate da quella prego, parte. Sì, prego. È una presenza inquietante. Venga, vergogna. Oh. Adesso. Lo sai che mi fa una certa impressione? Assolutamente sì. È un impressionista, Mamma mia. Eccolo qua. Allora, ma come gli è venuto in mente di vestirsi così? Vi siete messi d'accordo, forse? Sì, sì. Ma soprattutto quella lettera l'ha scritta lui, quella la richiesta... Oh, io suppongo di sì, che l'abbia mandato prima di sfilare. Però, Gabriele, scusa, il tuttologo ha fatto la sua sfilata, ma tu sapresti sfilare? Come no? Come no? Sì. Con lo sfilatino? Sì, non subito però, però so sfilare i portafogli, cioè se ma uno... No, cioè, ma non si può fare, non lo posso legale. Fare adesso perché più dai. Che altro manca il portafogli. Quello se no, lasciamo perdere. Io in autobus sono una speciale. Bella sfilata, che ne so, in abito da sera, in costume da bagno. In costume da bagno c'è poca roba. Poca roba, no. Non è che vabbè, siamo... mi faccio prestare il bozzo dal tuttologo. Allora io quella non cosa più, lì col ho visto, non voglio più quei mutandoni, i mutandoni. Sì, abbiamo capito, non voglio più sentire queste assurdità, parliamo di cose serie finalmente, perché il nostro ospite è anche il nostro sponsor, che già vedo seduto con Paolo, quindi do la linea a Paolo. Prego Paolo. Siamo in compagnia di Stefano Pierli, buonasera Stefano, ben arrivato. Ovviamente buonasera. Lui è un responsabile di ANCOS, questo è il momento ANCOS, Confagricoltura, Roma Città Metropolitana. Lui, diciamo nello specifico, è il referente della zona di Ladispoli di ANCOS. Allora, parliamo subito Stefano, ci diamo del tu, perché voglio dire, è proprio spirito anche dell'ANCOS, la socialità, insomma, lo stare insieme, sì. E quindi è giusto che sia così. Parliamo appunto della tua attività di ANCOS, che cosa significa essere referenti di un luogo, cioè di una particolare città o di un territorio? Allora, intanto buonasera a tutti, è un piacere e un onore essere qui e poter diffondere il messaggio di ANCOS. Faccio un saluto al presidente della Confartigianato, dottor Andrea Rotondo, e il dottor Edoardo Schina, che è il presidente dell'ANCOS Roma e Provincia, quindi ci tenevo a sottoscriverlo questo aspetto. Beh, come dicevo, è una bellissima responsabilità e anche un onore poter essere un braccio operativo dell'ANCOS che dal punto di vista sociale riesce a poter dare qualcosa al territorio di dove si trova, ma soprattutto allargare questo territorio. Quindi diciamo è un impegno è positivo, forse la parola impegno a volte può sembrare qualcosa difficile, invece c'è un lato di passione che emerge, perché in fin dei conti tutti noi vogliamo aiutare qualcuno, certo. Chi di più, chi di meno. Forse è la parola più positiva di questi tempi, che è meno diciamo amata, no? Anche se di per sé è una positività, cioè l'essere positivi significa essere diciamo sul pezzo, come siete voi per quanto riguarda il sociale. Ecco, ANCOS è arrivata da poco a Ladispoli, perché credo da maggio sei il nuovo referente di Ladispoli. Sì. Quanto può essere importante per un territorio come Ladispoli la presenza di ANCOS? Beh, Ladispoli intanto è un territorio in forte crescita, quindi a differenza di altri territori che si sono un po' fermati nella crescita, perché a volte nei piccoli paesi si tende ad andare nelle città, insomma si dice che questi, parlavamo prima di borghi, sentivamo la parola borghi, sì. Ecco, si va spesso a portare diciamo la cittadinanza più verso delle città. Ma questo non vuol dire che poi le piccole città hanno una realtà minore. Ecco che l'ANCOS sul territorio di Ladispoli, che cresce, un sostegno sociale, una città che ha un'evoluzione molto forte, economicamente ha bisogno di sostanza e soprattutto ha bisogno di attività, di programmi che possono poter aiutare e supportare tutta la rete del territorio. Poi noi siamo vicini molto come territorio confinante a Cervetri, che è un'altra importante città
che è in crescita. Quindi il ruolo di Ancos in città che crescono, come può essere anche per città che non crescono, ma in particolar modo è come dire stare più vicino a un bambino che cresce, che a una persona ormai già cresciuta. Questo è un po' il senso del supporto che bisogna dare attraverso un ente come questo. Senti, voi diciamo da poco, diciamo da maggio, siete sul territorio, tu diciamo sei un po' la persona, il polo, no? Di Ancos sul territorio, però già avete realizzato delle cose importanti. Io anzi prego la regia di mandarci una foto dove tu ci sei insieme al presidente, credo, Schina, ci dovrebbe essere anche, sì, il presidente, lo vedo lì, Schina, e la Di Sano, la nostra Rita Di Sano, che è stata, esatto, ospite qui da noi. Che è successo in questa occasione, Stefano? Un bellissimo momento, perché abbiamo donato alla città di Ladispoli, lì c'è anche il sindaco, l'assessore al commercio, l'assessore alla cultura e allo sport e il delegato alla sanità, e abbiamo donato un ecografo mobile. Un ecografo che è molto importante perché chiaramente, essendo mobile, può arrivare a fare insomma, certo, un servizio molto più specifico e soprattutto anche a distanza. Quindi non è per forza che la persona deve venire sul posto. Quindi abbiamo fatto sì di dare uno slancio forte dal punto di vista sanitario, perché la parte sanitaria è molto sentita in questo periodo che tutti viviamo, certo, e questo ha dato modo di partire. Ma la cosa che emerge, che molte volte si sente l'Ancos enti nel concetto Italia, l'Ancos è stata subito operativa, quindi non è solo raccontare, è bene che dietro un racconto di quello ci che si vuole fatti, fare, i progetti, ci sono i fatti. Bene, se io da maggio sono all'interno del contesto Ancos sul territorio della provincia di Roma, in questo particolar modo Ladispoli e Cerveteri, è subito è stato fatto un progetto, messo in campo e consegnato. Ecco, cotto e mangiato. Mangiato, come si suol dire. Beh, questo vi fa onore, ovviamente. Senti Stefano, invece progetti futuri, cioè con l'Ancos vi continuerete ovviamente a muovere, ci sono già dei progetti mirati sul territorio di Ladispoli? Assolutamente sì, e cercando di allargarlo anche agli altri territori, in particolar modo, come dicevo prima, un territorio che cresce ponendo nuovi progetti, come ad esempio a Ladispoli a breve sarà inaugurato il palazzetto dello sport, e io non posso pensare che un palazzetto dove si fa attività sportive possa venir meno un aspetto di sicurezza, di salute. Bene, allora con l'Ancos ci siamo subito mossi e abbiamo, diciamo, già impegnato questo progetto di poter donare un defibrillatore. Quindi far sì, bene, che all'inaugurazione del palazzetto dello sport di Ladispoli, il primo e l'unico, ci sia subito la parte di sicurezza alla vita sportiva all'interno. Questo è già subito un progetto. L'altro progetto interessante, visto che parliamo di Confartigianato e quindi parliamo degli artigiani, Ladispoli ha, e anche le aree limitrofe, ha una zona artigiana, e essendo una zona artigiana di molta frequenza, quindi che dà sostegno e attività lavorativa, economia alla città, si può pensare in questo caso un progetto interessante, che era quello di collocare i ragazzi, quindi le scuole, con la realtà artigiana. Perché questo? Perché chiaramente conosciamo benissimo che l'Italia ha nella sua cultura, soprattutto nel suo DNA, ma anche nella realtà attuale, cioè abbiamo molta artigianalità. Quindi questo fa capire che possiamo iniziare a fare un progetto di connessione del giovane che poi andrà nel mondo del lavoro, e chiaramente già l'esperienza che è già nell'artigiano. Quindi corsi di formazione e anche la possibilità di avere un punto d'incontro con dei progetti specifici come possono essere scuola-lavoro. Questo è uno dei importanti. L'altro è anche di divertimento. L'Ancos, ricordiamo, ha una squadra di calciotto e milita nella squadra, nella Serie A di calciotto. Ha vinto questa settimana. E ha vinto. Contro Claudio, qualcosa, sì, del genere, sì. Anzi, ricordiamolo, sì, sì. È importante, Calciotto è riuscita questa volta a espugnare. Esatto, esatto, si sono neofiti, quindi devo dire che è un punto di partenza. E in questo caso, con un progetto collegato che stiamo costruendo sempre di più col Bambin Gesù Passo Scuro, quindi sempre al Midrufo alla Dispoli, provincia di Roma, una partita dove avrà scopo benefico, quindi beneficenza nei confronti del Bambin Gesù, con un progetto specifico che il Bambin Gesù ci indicherà, perché ce ne sono tante le realtà che ha il Bambin Gesù, e lì faremo in questo caso un triangolare, si è ipotizzato, tra l'Ancos, la città di Ladispoli che vanta un nuovo stadio, e la struttura del Bambin Gesù.
Questo è un altro aspetto interessante che fa l'Ancos e che ci permette insomma di dare in quel caso attraverso il calcio un linguaggio universale, di essere più incisivi e far partecipare più persone. Di essere sempre presenti sul, no? Di stare sempre sul pezzo, come si dice. Esatto. Ecco, ovviamente l'Ancos, essendo un ente, un'associazione che opera nel sociale, ovviamente, ecco, io voglio fare invece una domanda a te, Stefano, proprio. Quanto è importante per te operare nel sociale? Cioè stare a contatto con le persone che hanno meno fortuna di noi? Io nel mio percorso, sento una domanda personale, il mio percorso di vita è sentirmi utile. E penso che sentirsi utile vuol dire poter trasmettere l'energia e la voglia di fare nei confronti della società che ha più bisogno, perché in tutte le società, in tutti i mondi c'è sempre bisogno di aiuto, e sapere di poter essere utile attraverso anche come l'entità di Ancos e ogni singolo gesto anche personale mi dà una buona missione di vita. Oltre al mio lavoro, ma questo diventa più un aspetto, come si dice, di cuore, perché tutti lo abbiamo, sono sicuro. E questo ti fa onore, ti fa onore. Senti, l'ultima domanda, una domanda più di costume, di folklore, per quanto riguarda la cittadina di Ladispoli. Insomma, una degli eventi più importanti della città di Ladispoli è la Sagra del Carciofo, che sono 2 anni che non la state facendo, ma quest'anno pensi che si farà? Insomma, perché dall'altro lo dico anche perché tu sai che è una della nostra conduttrice, insomma, per 15 anni. Ha condotto la Sagra del Carciofo, però ecco, ci può essere, tanto se la fate, poi anche lì l'Ancos in qualche modo può essere, no, come dire, protagonista. Esatto, e intanto non potrò dirlo io se si farà, è una speranza. Io da tifoso cittadino di Ladispoli mi auguro sempre che si possa ripartire con la Sagra del Carciofo, che è l'eccellenza della città, perché è una città che vanta un prodotto culinario, un prodotto che tra l'altro viene definito una gemma, non è anche un fiore ma una gemma, e che ha fatto conoscere Ladispoli in tutta la nazione, anche a livello internazionale. Quindi tutti quanti un po' siamo tifosi della Sagra del Carciofo, terza sagra nazionale, e devo dire che fa sì che un prodotto di questo tipo possa innalzare la conoscenza della città di Ladispoli, ma soprattutto far rivivere le realtà che tutti quanti hanno sull'aspetto culinario all'interno della città di Ladispoli, perché vogliamo ritornare a vivere. E la Sagra del Carciofo, se ci sarà, sarà un concetto di rinascita effettiva, concretizzata. E noi ce l'auguriamo, perché vi veniamo a trovare in quell'occasione, magari ospiti, con qualche nostra telecamera. In quel caso con una riunione che indiremo nel momento in cui l'amministrazione, e quindi a livello anche nazionale, ci sarà l'ok, l'Ancos entrerà in gioco per poter cercare di portare un beneficio e soprattutto un supporto alla città, alla Sagra e ai cittadini, e anche a chi verrà a trovarci alla Ladispoli. Allora, facendoti i migliori in bocca al lupo, Stefano, per la tua attività di referente sulla Ladispoli di Ancos, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere venuto qui, ringraziamo ovviamente Ancos e Confartigianato di Roma, e vediamo lo spot. Ciao Stefano. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Immaginate di spiare dalla finestra di una bottega di un falegname. Un uomo è circondato dai suoi apprendisti e dai suoi strumenti. L'ordine regna sovrano. L'odore fresco dei trucioli riempie il locale. Ora siamo in un laboratorio scientifico. Una giovane ricercatrice osserva l'esito del suo esperimento. È preoccupata di non ottenere il risultato previsto. Si sta domandando se l'esecuzione o il procedimento siano corretti. E infine ci troviamo in conservatorio, cullati dalle sue note musicali. Il direttore di orchestra fa ripetere innumerevoli volte le battute. Vuole ottenere la perfetta sincronizzazione dei movimenti. I musicisti sono stanchi, ma euforici. Il suono prodotto sembra nascere da un unico strumento, da una sola persona. Tutti e tre i personaggi sono degli artigiani. La loro caratteristica, l'unicità. Eccoci, sono in mezzo al pubblico, che cosa bella, che bel pubblico oggi, bravi, complimenti, mi fa molto piacere. Vi piace la trasmissione? Sì, ditete sì, bene, vabbè, ditete sì. E allora sai il pubblico cosa fa? Manda la pubblicità! Hai capito?
competenze artigianali si sono combinate con quelle degli ingegneri, dei ricercatori, dei medici, degli esperti di comunicazione. Scegliere i prodotti e i servizi artigiani significa migliorare il benessere della comunità. Durante l'emergenza sanitaria, le nostre aziende hanno sostenuto le fasce di popolazione più deboli, donato dispositivi di protezione e organizzato raccolte fondi per ospedali e protezione civile. Abbiamo rivoluzionato il presente per prepararci al futuro. Alla Resincom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Ma va? Sì, per letti, divaniletto, camper e barche. Li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina. Così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre abbiamo un servizio di gomma piuma a taglio per imbottire i cuscini dei vecchi divani e farli diventare come nuovi. Lo sai che sei simpatico? Ma va? Sì. Bravo. Grazie. Un saluto da Paolo Di Fazio. In via Bernardino Alimena, numero 60, zona Romanina, ci siamo noi. 42, 66, 52, 88... Numeri all'otto? No, sono taglie! E che pensavate, solo donna? No, grandi taglie anche per uomo! Venite a toccare con mano, ipermoda! Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco. Al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante. Sfidare la furia dei dinosauri. Diventare il protagonista di Assassin's Creed. Giocare sulla neve tutto l'anno. E rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it. Bentornati, bentornati a Finalmente Domenica. E adesso è il momento di ascoltare la nostra influencer, cioè la nostra Olga. Buonasera a tutti, cari amici amici, da vostra Olga. Questa settimana tanti iscritti hanno messo sul mio sito e chiesto: Olga, come faccio per far innamorare persona che mi piace? Allora io oggi rispondo da televisione e da voi consigli, lezione di seduzione, perché io influenza. A me questa cosa mi spaventa tantissimo, guardi, comunque vado avanti, va. Scetto, dottore, quanto sei bello. Allora, ci sta su internet ragazza bionda come me, che si chiama Sophie, che dice che ha trovato un metodo infallibile per far innamorare uomo. Allora, il metodo sarebbe di guardare fisso alcuni punti di fascia di uomo per almeno 2 secondi. E quali punti direte voi? Allora, i punti sono questi. Tu prima devi guardare occhio sinistro, no? Così, guarda e fa 1, 2, conta. Poi guarda bocca di uomo, così, 1, 2, conta. Poi guarda occhio destro, così, conta, 1, 2. Ma se non sai che metodo è questo? Ma tu non chiedi a me, dottore, che questo è il metodo di Sophie e non di Olga. E infatti Sophie dice che questo metodo è infallibile. Però, ci sta però, tu devi fare questo e non può parlare. Tu non parla, guarda solo. Cioè, se lui praticamente ti fa domanda e tu non puoi rispondere, allora piglia foglietto e scrive sul foglietto: scusa, io non posso parlare perché io sto a fa metodo. Cioè, poi tu non c'ha foglietto là tra mani, allora scrive d'altra parte, scrive, che ne so, su tua mano, su muro, su tovaglia del ristorante. Ma se posso sapere che sta lì, non si possono imbrattare i muri e le tovaglie del ristorante, su! E vabbè, dottori, quanto sei bello. Allora tu non scrive, fa gesti, cioè fa ad esempio così. Ma che? I gesti per dire aspetta che io sta a fa metodo. Comunque,
qui Olga adesso spiega il suo metodo. Allora, sentiti bene. Prima tappa. Ma sì, che è il Giro d'Italia, No, dottore, è il Giro di seduzione. Vado avanti, su. Comunque dicevo, prima tappa. Prende secchio di acqua bello grosso e butta tutto sopra tua testa. Poi va da uomo, zuppa come pesce e dice... Brrrr. Ma che sta a fare? Che ha preso la scossa? Che fa? No, dottore, questo fa vedo uno che c'ha freddo. E che uno che fa, c'ha freddo fa così? I certo. I certo. Quanto sei bello, dottore. Sì, sì. Allora, dicevo... Brrrr. Io tutta bagnata perché è venuta a piedi sotto pioggia e adesso freddo. Che tu per favore puoi scaldare me? Lui dice, sì, ma fuori c'è il sole. Va bene, ma io vengo da paese molto lontano che piove sempre. È venuto a piedi senza ombrello, quindi fai bravo e scalda. Se lui dice no, perché c'è questa possibilità, allora c'è seconda tappa. Tu prendi Nutella, barattolone, quello grosso, e spalma tutto. Ma per favore, stiamo in diretta, non dica assurdità simili. Ma spalma sul pane, ah, dottor. Sul pane. Ma che hai capito? Io dice, capito. Spalma sul pane Nutella, poi va da home e dice, che c'ha fame, tu vuoi panino. Ma che seduzione è questa col panino? Ma mi faccio la cortesia, su. Certo, dottore, tu non sa che uomini se prende per gola, Quanto sei bello. Allora, dicevo, se lui poi dice, no, no, io dieta, non vuole panino, allora c'è terza tappa. Tu metti tutta nuda come mamma ha fatto te, pure se stai in giro per strada, uguale, ma leva tutto. Ma se posso dire che sta disso, atti usciani in luogo pubblico, la restano. No, dottore, perché se tu dici a polizia questa cosa mi ha detto Olga, polizia capisce. Ma che capisce? Guardi, concluda che ne ho abbastanza per oggi. Su, forza. Certo. Allora, io dici solo quarta tappa, finale. Allora, se uomo ancora dici no, allora tu fa una cosa. Da botta in testa, mette cosa in bocca, lega mani e mette legato a termosifone, così uomo è tuo e non scappa. Ma questo è il sequestro di persona, ma senta, sparisca, va. Va bene, io sparisco, dottore, quanto sei bello. Ciao. Ciao, mamma ciao, mia, ciao mamma tutti. Mia, ciao. Mamma mia, non si può andare avanti così, scusatela, perdonate. Dov'è Gabriele Marconi con Dani Bra? Ci sono, eccoli, me li sento alle spalle. Allora, Paolo, ci lasci solo? No, vengo, no, è perché sì, ecco. Doveva dire delle cose ecco. Molto interessanti. Sì. Il grande Dani Braga ci è venuto a trovare oggi. Noi date dietro pensavamo che era Shevchenko in sì, intervista. Ma date dietro, date dietro, da davanti e Shevchenko. Era Olga, era Olga. No, io mi stavo complimentando con Gabriele perché non è facile, specialmente oggi, non avere un marchio. Se vuol dire Rai e Mediaset? Sì, marchio. Marchioni, Gabriele Marchioni. Se vuol dire Marchio. Si può dire Rai e Mediaset, sì, non avendo un dire. Marco insomma. Marchio Rai e Mediaset, sì, sì. Fare un live la domenica pomeriggio, insomma, sì. Perciò complimenti alla produzione, a chi manda avanti il programma, anche perché poi la televisione... Diciamo che lui no, perché insomma siamo arrivati a un punto in cui sappiamo tutti quanti che la televisione dà visibilità ma non credibilità, è vero, va? Anche certo. Perché... Gabriele, come fa ad essere credibile la televisione se per anni ci ha fatto vedere uno degli uomini più affascinanti al mondo all'interno di un mulino a parlare con una gallina? Non può essere credibile. Come fa ad essere credibile anche per quanto riguarda le fiction, le serie televisive? Don Matteo, mai capitato? Arriva la telefonata che c'è stato un omicidio a Don Matteo, la stessa telefonata arriva alla polizia, parte la polizia con la macchina, parte Don Matteo con la bicicletta, arriva prima Don Matteo. Come fa ad essere credibile? Scende e monta al volo dalla bicicletta con la tunica, che noi non ci riusciamo manco col costume al mare, non buca mai una pompata. Ma Montalbano, sì. Signori, Montalbano dura tre ore, inizia alle 9 e finisce a mezzanotte, ci siamo? Sì. Montalbano i primi 40 minuti li passa a notare. 20 minuti li passa dentro alla tipo, l'unico in Italia che è ancora rimasto con la tipo, 10 minuti a scoprire chi ha ammazzato chi, e 1 ora e 50 Paolo Montalbano magna.
Montalbano, Gabriel Magna sempre, che tu alla fine della puntata non hai capito un cavolo chi è stato l'assassino, chi l'ha ammazzato a quello, ma ti sei imparato a fare una pasta che esarde da paura. Certo. E poi io non ho mai capito una cosa e con questo concludo, sono due fratelli, anche perché devo concludere per forza perché mi taglia certo. proprio la produzione, sono due fratelli Zingaretti, uno fa il politico e uno fa l'attore, ancora devo capire chi di due magna di più. Arrivederci. Grazie. Dani. Senti, resta con noi. Sì, perché ci abbiamo un sondaggio. Web, no, ma allo stesso prezzo io resto. Resti. No, perché c'è il risultato del sondaggio. Costi? Allora, dai vostri messaggi è emerso che al terzo posto si piazza la bruschetta, al secondo posto il volo va, and the winner is... Le olive! Io avrei votato per la sagra del carciofo di prima. Senti, a proposito di questo, proprio perché hanno vinto le olive, mazza, accidenti, con tutti quegli antipasti hanno vinto le olive. Vabbè, però questo è il bello della diretta. Piacciono più le olive. Io ho dei supporti filmati a proposito di questo. Vediamo un po'. Che senti sto prosciutto che te. Senti come te. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, ti ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Sono buone. Come sono? Dì la verità! Sono greche. E questo era il contributo alle olive del nostro Carlo Verdone, ma ce n'è un altro molto più simpatico, caro Gabriele e caro Dani, perché ci andiamo ad immergere in un film di Totò molto in particolare, e cioè... Senti un po' l'antipasti di mia moglie. Cosina, piglia il piatto degli antipasti, va? E chi è? Perché? Antipasti? Oggi viene a piovere. Ma non signora, fate l'antipasto perché oggi non ho fatto il secondo piatto, ecco qua. Volevo dire. Volevo dire. Ma dai che basta, no? Volevo dire. O l'uno o l'altro. Volevo, l'antipasto volevo. O il secondo piatto? No? Volevo dire, Teresa. Secondo te questo sarebbe l'antipasto? Perché non è l'antipasto. Tre olive. Quante persone siamo a tavola? Tre persone. Un'oliva a testa. E già, chiaro, l'oliva poi è pesante, fa male. Pallone del dolore. Oh. Fermi tutti che nessuno esca! Che è successo? Ci mandano l'oliva. Ci mandano l'oliva. Non è possibile. Erano tre, sono due. Avanti, cacciate l'oliva. Ma dove chi sta? Non ci io che ne qua. So. Qui. La terza oliva dove sta? Ma come, non ce ne sono tre? Ma non signore, sono due. Che non vedo, non ci sta. Dove sta? Sono due. Sono due. Hai preso l'oliva tu. Chi l'ha pigliato? Dove sta? Sarà cascata. È cascata, è cascata. Guardate la combinazione. È cascata proprio la tua. Andiamo. Sei sicuro che era proprio la mia? Antonio. Sobede. E questa volta io ho superato il tuttologo, ho portato le olive vincitrici del nostro sondaggio. Guardate che belle queste olive, queste che sono taggiasche? Sì, credo di sì. Che sì, buone. Sì. Quindi le olive sono il piatto che vince l'antipasto di quella. Però... di questa settimana. Però è il momento. Ma il tuttologo dove sta? Cioè non c'è possibile. Dottor tuttologo? È sparito. Dica. Io ho portato. Eccolo, è arrivato. Sì, ma lei, scusi, ma la gente entra, fa, dice, mi piace le olive e porta lei. Come portato, io ho portato le olive, sì, perché, Ma perché sono greche? Se, no, sono greche. No, so, come greche? Sono? Sono buone? Le piacciono le olive a lei? Beh, le olive, io. Che? Ma che è? Che salame? Cos'è? Salame, preferisco il salame io. Ma lo mangio a morsi senza spellarlo. Buonissimo. Che vergogna. No, io non ho parole. Allora, è una bontà. Perché? Forse con le olive sta ancora meglio. Ecco, come mangio con le olive, guardi, le olive le do al nostro Gabriele. Sì, Gabriele, siete le mani Gabriele Marconi. Noi, io, Dani, lo portiamo via. Scusa. Andiamo, dottore. Basta con questo salame, per favore. Lasciamo Gabriele su. Queste olive, perché l'ulivo c'ha questo particolare. Oltre a provare a dare la pace nel mondo con i suoi ramoscelli, ha prodotto una varietà di olive che raggiungono spesso un livello molto alto. Adesso vorrei fare un piccolo elenco di olive che in passato hanno lasciato il segno, non solo sulla tovaglia della tavola, ma proprio in tutti i sensi, in ogni campo. Allora, nel campo del cinema, chi non ricorda Olivia Newton-John? Nel campo della comicità pensiamo al grande Olive Hardy, che ha lanciato un olio gustosissimo, anche se piuttosto grasso.
È nel campo dei fumetti, la famosa oliva di braccio di ferro, ideale anche con gli spinaci. E nel campo della letteratura, chi è che non ha mai letto un libro, un romanzo, le avventure soprattutto di Olive Twist, che voglio dire è stato anche un grande ballerino esperto appunto di twist. A proposito di twist, ci immergiamo negli anni 60 e attraverso Antonella proprio nacque questo ballo, il twist negli anni 60, nato dal rock and roll. E Chubby Cooper, proprio nel 1961 lasciò Let's Twist Again. Ma però noi lo facciamo questa sera per la voce di Antonella, iniziamo invece con un pezzo, poi fatto ovviamente dal nostro Peppino Di Capri, a Saint-Tropez. Sentiamo un po'. Sì, tutto da ballare insieme. Ah, insieme, se balla qui, forza, pronti, se balla. Dai, qui se deve ballare. Andiamo. Vorrei il pubblico qua, dai, venite a ballare su twist. Allora, il twist nasce perché bisognava spengere la sigaretta e pulire. Luna si sveglia con te. Tararara, tararara. E balla il twist. Contando le stelle nel cielo. Si balla il twist. Siamo la base. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è in cielo, è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sonia può tornare, una notte ancora pare più scorda, Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu balli twist, portando un dito là a me. Puoi sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella se tu balli twist. Bravo! Puoi sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella se tu balli twist. Dai! Twist! Immergiamoci nei mitici anni 60, nei mitici! Per il coro, twist twist, il mondo, twist twist, stai impazzendo, twist, può tornare, una notte ancora mai, ma più scorda, Saint-Tropez, la gente si chiede perché, tu balli il twist, portando un vestito là a me, vuoi sembrare ancora più bella, ma la moda è sempre quella se, tu balli il twist. Vuoi sembrare ancora più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli twist. Yeah! Adesso da Saint-Tropez si passa a... Si passa ai saluti, no! Saluti, intanto io li faccio. Guarda come dondolo. E su Guarda come dondolo, dalla nostra Antonella Tersigni, noi vi salutiamo, andiamo avanti, noi continuiamo a ballare, fatelo anche voi a casa. L'appuntamento è per domenica prossima con Finalmente Domenica in compagnia di Gabriele Marconi, di Maria Chiara Cimini, del nostro tuttologo Costi, Antonella Tersigni, il nostro pubblico. Un abbraccio al nostro direttore Vaccaro, un bacio col fango. E a voi che sia una settimana meravigliosa, ciao! Stupenda, viva la vita, vai con twist! Oh, il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, parlo il twist, le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amore. Ciao, a domenica prossima, un saluto a Leo Totaro.